potevi dire, no? Direi di iniziare da Fatima Trotta. Eccola, ti prendi in giro alla fine. E Peppe Iodice. Vai, Peppino. Vai, Peppino. Vai, Peppe. Allora, le regole sono poche ed essenziali. Una domanda, tre risposte entro 5 secondi. Quindi io ti faccio la domanda: tre colori, rosso, giallo e verde. 5 secondi, tempo, c'è tempo. 5 secondi avete tutto il tempo. Uno può riflettere. Certo. Partiamo da Fatima. Facile. Tre parole di 4 lettere. Vabbè. Cane, casa, letto. Sembra facile, sembra facile. Francesco Valentino, maestro, maestro. Ce la fa? Ce la fa? Sono il campione in carica. Ancora un po' affannato, sta ancora respirando. Tre cose che ti lasciano indifferente. Il pollo, la carne e il tacchino. Scusami. Ma veramente non hai visto? Ma mi sono distratto, Ma stai condizionato? Scusami. Cioè, mi sento in difficoltà. Tre motivi per alzarsi presto. Andare al lavoro quando c'è il lavoro. Andare a letto tardi. Ma c'è chi ha piangi. Sembra facile. No. È proprio negato. Abbiamo trovato uno che è peggio di me. Bravo. Con orgoglio. Non so, bravo. Sai qual è il problema? Che il tempo è piragna. È tiranno. Anche un po' piragna. È anche un po' piragna. Anche un po' piragna. Allora, tre motivi per rimanere a dormire. Sonno, chattare, vedere un film. Ma che cazzo? No. La quarta non male. Tre versi da Uomo delle Caverne. Ma non male, sei forte. L'ultima è bellissima. Tre espressioni da Gioconda. Ma è una... Esatto. Era enigmatica come la giocò. Anche somigliante. Sapevo fare tre tutto. Grida di Colombo che ha vista l'America. Era Cristoforo Colombo, non Cristoforo Palumbo. Scusa, Stefano. Stefano. Eccolo lì. Abbiamo il regista storico. Un attimo. La conoscenza assoluta della storia. Magari ci deve dare. Magari ci deve dare solo un'indicazione. Fallo parlare. Ci vuole solo. No, certo, vuole farci complimenti. No, anche magari un'indicazione. Non è accertato che il navigatore Cristoforo Colombo ha detto Umarò. Quello sta là dietro, capì? Nella sua cabina regia non fa niente, non c'ha niente da fare, uè! Quando si sveglia, quando si sta volando, che dice qualche cosa. Torni a posto, non la posso toccare, non è a posto. Oh, bro! Ripartiamo da Cecilia Cantarano. Paolo Antoni deve andare a posto. No, perché ha detto lei esattamente non è detto che. Quindi o mi dà una conferma a quello che mi dice oppure io rimango qui a continuare. Sono d'accordo, bravo maestro. A furor di popolo. Resta Francesco Valandoni. Mi dispiace con la buona, stavolta Valissimo. Dobbiamo abbozzare. Colabro! Resti qua. Allora, Cecilia, tre caravelle di Cristoforo Colombo. La rapina, caravella a me! Caravella al limone! E caravella alla Santa Maria! La Lina abita Santa Maria! Giusto. E poi Lina, Mina, Sandra, la Mina, la Pina. Ma diciamo, Luisa, c'era Luisa anche, Luisa. Caravella a frutta! Dopo c'è caravella a menta! Le caravelle! Caravella a frutta! Le tre caravelle di Cristoforo Colombo. Caravella a me! Caravella a frutta! È scemo proprio. Il signor Paolo Antoni apposta. Non è detto che si mangiava le caramelle.
registrato il cianio. Venga qua, venga qua, venga qua, dormi. Ma come si fa? Tre favole da bambino che ti piacevano da bambino. Il lupo nella frutta. Il lupo nella frutta. Il lupo nel bosco. Che gli piaceva da piccolo. Non sei stata bambino. Non sei stata bambino. C'è un lupo. Ma che ti raccontavano da bambino? Sì, ma tre favole. Niente, niente, aperto, torni a poco. Elettra, può venire qua per favore. Vieni, Elettra. Vabbè, però stavo quasi per vincere. Elettra, figlia di Agamennone. Io sono pronta. Letta è la figlia di Agamennone. Sì, sì, sì. Vabbè, sì. Ma è che ti caffiamo? Va bene. Tutta sta cultura in una. No, sono sempre io te. Andiamo avanti che il tempo è piragna. Sono perle ai porci. Non volendo l'ha detta bene. Ah, fai tre passi da tip tap. Tre esclamazioni da re sole. Tutti con me, mi dia un cavallo, ti ucciderò. Tre cose che dici al parrucchiere prima del taglio. Ai, corto, Che è la terza? Ma che hai detto? Ma tu dove vai dal parrucchiere? Da chi vai? Aspetta, ai. È quando ti strappa i capelli. Ah, ai, in quel o senso. O quando te li stai facendo troppo corti. Ok. E cosa ho detto poi? Top. No, ho detto top. Top perché sicuramente era bello. Certo, certo. E il terzo? Credo che questa donna sia straordinaria. Sì, sì. Bravo. Maestro, stia attento, sì. Tre esclamazioni in latino maccheronico. Ulublus ublublus. Altro orchinari dei. Se stai a te. Maccheronica, maccheronica. Fai tre posizioni yoga. Uno, due, tre. Ok, sul gong. Va bene. Tre anni del XX secolo. 1999, 1998, 1997. Perfetto. Tre cose che non sai usare. Prima, a parte il buzz. Tre cose allora, che non sai usare a parte il buzz. Non so usare l'asciugacapelli, non so usare il tascopa e non so usare il phone. Grazie. Viaggio Izzo, venga. Di mettere. Viaggio. No, io no. Viaggio. È inutile. Viaggio. No, mi stavo divertendo. Mi stavo divertendo. Ci divertiamo pure noi adesso. Allora, tre cibi che cucini al barbecue. Allora, braciola, salsiccia e scamorzo. Tre personaggi di fantasia che vorresti essere. Topolino, Paperino e Pluto. Tre personaggi di fantasia che vorresti essere. Topolino, Paperino e Pluto. Avete gli stessi gusti. Io a scuola ero bravo perché copiavo. Va bene, tre re di Roma. I re di Roma, allora. Tre. Tre. E Giulio Cesare, e Cassio e. Sì. Ma io sai chi è il re Napoli? Se ne vada, se ne vada. Vince Francesco Valentoni! Bentornata. Mi hanno detto che dobbiamo fare un'altra macchina della verità, vero? No, in realtà questo si chiama Speed Quiz, è un altro marchingegno, non serve a... Vuole che le faccio delle domande? Prego, allora sentiamo. Ma la mia inviata, Ilaria Dalle Palle, mi sa. L'abbiamo? Allora, tre domande per Barbara D'Urso. Tre espressioni shock. Tre aggettivi per definire una busta. Shock, pazzeschissima e quella brutta.
tre cose alla base del tuo successo. Allora, il pubblico, il cuore e il direttore della fotografia. Il cuore! Tre segreti della tua bellezza. Salutami a Soretan. Chiudere, 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 eh? Così non mi usi, eh? Non mi usi.